eccellenze carissime, carissimi professori, studenti che sono la ragion d'essere di un'istituzione accademica, in ultima analisi, personale addetto, ospiti e invitati, è inutile dire che sono nello stesso tempo lieto e commosso di poter vivere insieme a voi questo gesto di apertura ufficiale dell'anno accademico. Io ho disteso la mia riflessione, la parola lectio magistralis è troppo presuntuosa per una riflessione che è obiettivamente ben delimitata in tre tappe, in tre momenti. Nella prima ho cercato di darmi conto dello sforzo della nostra facoltà, soprattutto a partire dai tre quaderni sul ripensamento del trattato di antropologia. Nella seconda parte ho un pochino, più per giusta posizione che con sufficiente rigore, cercato di dire la linea di sviluppo che io ho dato all'antropologia teologica, avendola insegnata anch'io per tanti anni, e invece nella terza parte riprendo un po' di più il ruolo di arcivescovo e dico qualche cosa circa la dimensione pastorale della teologia, della nostra facoltà e del nostro istituto. Ora, per quanto riguarda la prima parte, ho intitolato un primo paragrafo Avere il pensiero di Cristo. Devo dire che, come adesso Sua Eccellenza ha ricordato, ho sempre seguito con interesse la produzione scientifica della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, della quale ormai parte significativa l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, di cui celebriamo oggi 50 anni e di cui il professor Cozzi ci ha dato una visione storica ed organica. Infatti la facoltà nel panorama italiano e non solo italiano rappresenta, in quello italiano da tempo, un punto di riferimento per la riflessione sul compito della teologia e sul metodo teologico, condotta in dialogo critico con le istanze emergenti della odierna travagliata condizione culturale. Peraltro già la cosiddetta scuola di Venegono, lui giustamente ha parlato di scuola di Milano, ma io mi riferisco qui a un momento storico, al di là di tutte le precisazioni che si rendessero necessarie, credo che si possa comunque usare almeno tra noi questa parola, dicevo già la cosiddetta scuola di Venegono con i suoi illustri protagonisti aveva costituito un centro di riflessione ben radicato nella tradizione del pensiero cristiano e capace di affrontare problematiche decisive di cui poi il Concilio Vaticano II si è fatto interprete. Il confronto critico con la modernità e i suoi sviluppi più recenti, la rilettura del rapporto tra natura e grazia e la cosiddetta questio del soprannaturale, la ricezione e l'elaborazione attenta del cristocentrismo e della singolarità dell'evento di Gesù Cristo, l'ampia riflessione sull'epistemologia teologica e sulle questioni chiave legate al ripensamento delle tematiche teologico-fondamentali e teologico-spirituali, come anche l'approfondimento della teologia morale, pastorale, biblica e più in generale dei vari trattati dogmatici, sono solo alcuni dei temi affrontati lungo tutti questi anni con competenza e anche con coraggio dalla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. L'attenzione alla complessità dei processi culturali e sociali che hanno segnato la modernità e l'attenzione al travaglio che caratterizza il nostro tempo, chiamato con espressione più per lo più condivisa, anche se tutt'altro che chiara, postmoderna, non si è ridotta ad una inconcludente rincorsa alla mera attualizzazione del discorso teologico. Al contrario,
ci si è lasciati interrogare dall'attuale condizione della quale si è evidentemente pienamente partecipi, perché questo permette di comprendere più profondamente il valore originario dell'evento cristiano in rapporto con la storia, con ogni storia. A ciò autorizza la stessa storia della salvezza, di cui la Bibbia è attestazione canonica, e in particolare la storia singolare di Gesù di Nazareth, nel quale la verità trascendente del Deus Trinitas si offre alla libertà dell'uomo, si offre nella sua alterità, mentre la chiama a compiersi. Farsi carico quindi della condizione dell'uomo contemporaneo vuol dire, ha voluto dire, vuol dire per la facoltà, offrire quel contributo che, come disse poco tempo fa Benedetto XVI, sarà decisivo solo se l'intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà, chiave di giudizio e di trasformazione. Un tale confronto non si deve arrestare di fronte a nulla, nemmeno di fronte alle obiezioni più radicali che venissero poste alla fede stessa. A ciò conduce quello che San Paolo indicava come il pensiero di Cristo. L'evento Cristo consente di accedere allo stesso pensiero di Cristo, che dà un particolare sapore da cui viene un particolare sapere della realtà. Scrive nelle sue Centurie San Massimo: «Anch'io infatti dico di avere il pensiero di Cristo, che pensa secondo Lui e pensa Lui attraverso tutte le cose». Quindi il pensiero di Cristo non è un oggetto particolare tra altri, ma una chiave che consente di attraversare tutta la realtà e tutti i saperi per pensare Cristo sempre più in profondità. Allora faccio qui un secondo passo di questo primo punto. La condizione non di rado dolorosa dell'uomo contemporaneo mi è parsa ben descritta da una espressione poetica di Karol Wojtyła. Da tanti anni, sto citando, ormai vivo come un uomo cacciato dal più profondo della mia responsabilità e nello stesso tempo condannato ad indagarla fino in fondo. Cacciato dal più profondo della mia personalità e nello stesso tempo condannato ad indagarla fino in fondo. Allora, come la riflessione teologica può contribuire a mostrare a questo uomo concreto, al nostro fratello uomo di oggi, la convenienza dell'annuncio cristiano? In questo quadro ho letto il lavoro di ripensamento del trattato di antropologia teologica messo in atto dalla facoltà, che ha trovato significativa espressione nei tre numeri monografici della rivista. È molto importante, in proposito, prendere atto del fatto che la riflessione teologica che maggiormente si è imposta nei decenni passati ha certamente dato maggior spazio al dato antropologico in quanto tale, ma non ha sempre saputo rendere conto della singolarità di Gesù Cristo. E così non di rado si è esposta la deriva che von Balthasar aveva identificato come riduzione antropologica della rivelazione stessa. È stimolante quindi l'intento dichiarato dal primo dei tre quaderni citati. Mostra come la fede in Gesù Cristo, rivelazione storica di Dio, non solo è in grado di apprezzare il valore del soggetto umano, ma si documenta come condizione per la sua concreta ed universale realizzazione. L'attenzione rivolta ad autori come Husserl, Ricoeur, Beauchamp, Marion, Henri, Chrétien e altri ancora rivela una feconda apertura alle istanze fenomenologiche e termeneutiche, senza perdere di vista tuttavia
la necessità di un adeguato discorso trascendentale e fecondativo e fondativo, fino a giungere all'esigenza irrinunciabile di una attestazione ontologica. Altrettanto importante è il progetto che si profila nel quaderno successivo, in cui prende corpo la scelta di un'antropologia della libertà incentrata sul tema dell'atto. Scelta che, oltre ad evitare nuovi dualismi e estrinsecismi tra il teologico e l'antropologico, implica il superamento di ogni forma di positivismo della rivelazione. Solo a queste condizioni, infatti, l'evento di Gesù Cristo può mostrarsi come il momento fondativo ontologico dell'antropologia. In buona sintesi, si tratta di tematizzare il carattere originario dell'evento di Cristo. Esso fonda la possibilità per ogni uomo di compiere la propria libertà nella scoperta del legame indissolubile tra verità e storia. E questa è la strada di cui si fa carico il terzo dei fascicoli citati per giungere a ripensare l'architettura fondamentale del trattato di antropologia teologica. In questa prospettiva diviene manifesto che un'antropologia adeguata sarà sempre una antropologia drammatica, cioè dell'uomo in azione. Passo alla seconda parte. A questo punto vorrei offrire, senza alcuna pretesa, qualche elemento attinto dalla riflessione in merito ad un'antropologia drammatica da me elaborata ai tempi del mio insegnamento. Primo punto, la correlazione tra storia e verità, ossia per quanto concerne l'ambito in esame tra antropologia e teologia, e teologia che trova nella cristologia il suo nesso costitutivo, impone, secondo me, di considerare l'esperienza umana comune, che io qualifico con un duplice aggettivo, come esperienza integrale, riferendomi al piano ontologico, per dirla con Heidegger, o al piano non taletiano, per dirla col mio maestro Pontadini, e esperienza elementare, per riferirmi al piano ontico o taletiano. Anzitutto bisogna essere consapevoli della complessa problematica che accompagna da lungo tempo l'elaborazione del tema dell'esperienza e di tutto il dibattito che ne consegue. Un prezioso contributo in proposito è stato certamente proprio dato dalle riflessioni rigorose operate da alcuni docenti di questa facoltà negli anni passati. Al di là dei rilievi critici di Ratzinger su questo tema dell'esperienza, ma anche della difesa della imprescindibilità del riferimento all'esperienza sostenuta da Balthasar, mi ha sempre fatto molto riflettere l'icastica affermazione di Karol Wojtyła contenuta in Persona ed Atto. Allo stanco problematicismo contemporaneo, l'allora vescovo di Cracovia rispondeva, cito, «Eppure, sottolineo l'avversativa, eppure esiste qualcosa che può essere chiamato esperienza dell'uomo. È l'incrollabile convinzione che l'esperienza comune dell'uomo, nella sua sostanziale semplicità, e Wojtyła che parla, supera qualunque incommensurabilità e qualunque complessità. Questa esperienza è capace di fondare la conoscenza della persona a partire dall'irriducibile fatto, continua Wojtyła, che l'uomo agisce e l'atto costituisce il particolare momento in cui la persona si rivela. Sperimentiamo il fatto che l'uomo è persona e ne siamo convinti perché egli compie atti. Fine della citazione. Per questo, dal mio punto di vista, una antropologia dell'atto ha bisogno di tematizzare l'esperienza umana comune nella sua integralità ed elementarietà. È in essa, infatti, che il soggetto si determina nei confronti della verità, in se stessa indisponibile, ma offerta la libertà che ad essa si schiude e si affida nella fede. Una riflessione sull'esperienza,
come contributo primario ad un'antropologia drammatica, si giustifica quindi per il fatto che in essa la persona si coglie in atto, coglie la sua libertà in azione. Provo ad indicare un secondo passo, quelli che sono per me i fattori imprescindibili dell'esperienza umana. Lo faccio quasi con uno schema per titoli, in modo assai sintetico. Anzitutto, i caratteri della comune esperienza umana, esperienza integrale e struttura originaria. Facendo riferimento anzitutto al lavoro di prima ripulitura, che non si deve disdegnare, della categoria di esperienza elaborata da Gian Murugia negli anni 50, possiamo accettare che il piano proprio dell'esperienza umana non è riducibile né al suo livello empirico né a quello sperimentale, identificando con essi rispettivamente il momento del vissuto non ancora vagliato, di indole quasi meramente passiva, e quello dell'esperimento che evidenzia per lo più il controllo attivo del soggetto. Mourou afferma, cito, che c'è esperienza quando l'uomo si coglie in relazione col mondo, con se stesso e con Dio. Ed è questo il piano che lui definisce propriamente esperienziale, che individua l'esperienza della persona nella sua totalità, cito, un'esperienza colta e costruita in tutti i suoi elementi strutturali e in tutti i suoi principi di movimento, da una coscienza che si possiede e dalla lucidità di un amore che si dona. L'esperienza descritta dal Mourou, sia pur in termini generali e in riferimento al pensiero classico, apre tuttavia la strada, secondo me, per individuare il soggetto antropologico a partire dalla coscienza chiamata ad agire nella storia in rapporto con tutta la realtà. L'esperienza mostra come la libertà sia originariamente implicata con la verità che ad essa si offre nell'atto del suo determinarsi. Personalmente qualifico questo livello metodologico dell'esperienza come esperienza integrale. È la struttura originaria che si manifesta in ogni atto, si dà sempre in modo insuperabile e può essere descritta con una espressione minimalistica di stampo, di timbro, almeno fenomenologico, in questo modo. Qualcosa si dà a qualcuno, sempre. Una formulazione più rigorosa potrebbe essere quella proposta da Marion, ricavata dai padri. Incomprensibiliter comprenditur. Il qualcosa si dà a qualcuno viene descritto nell'atto del comprendere incomprensibilmente, in maniera inesauribile, l'incomprensibile posto in essere dal qualcuno. Pertanto la struttura originaria ultimamente irriducibile e inafferrabile, mantenendo il carattere trascendente, incomprensibile della verità, è portatrice di verità. In ciò sembra a me già enucleato il carattere ad un tempo enigmatico e drammatico dell'esperienza comune ad ogni uomo. Quanto detto finora rappresenta una descrizione di carattere metodologico, trascendentale. Questa è l'esperienza integrale che ogni uomo, consapevolmente o no, compie nel suo inevitabile impatto con il reale. Mediante la necessaria rigorizzazione fenomenologica è possibile riconoscere come l'esperienza integrale passi inevitabilmente attraverso tre contenuti antropologici: gli affetti, il lavoro e il riposo, e questi io chiamo, se colti nella loro vicendevole e insuperabile implicazione, chiamo questi esperienza elementare, l'esperienza sul piano categoriale o ontico. È impossibile addentrarsi anche solo minimamente in queste articolazioni, tuttavia è necessario almeno riferirci alla prima, la dimensione degli affetti. Mi sembra quella che immediatamente mostra la via di accesso al carattere drammatico dell'antropologia.
Parlare di affetti a livello elementare vuol dire infatti scoprire il carattere originario ed unico della dimensione nuziale propria dell'amore, di ogni forma di amore. La struttura originaria del darsi di qualcosa a qualcuno rivela nella dimensione affettiva che l'uomo è iscritto inevitabilmente nella differenza sessuale, che dice apertura all'altro e fecondità. Per esprimere questo intreccio insuperabile di differenza sessuale, relazione e fecondità, io parlo di mistero nuziale. Il qualcosa che si dona originariamente a conoscere al soggetto, per cui egli possa riconoscersi, è per autoevidenza la carne, cioè un corpo vitale, spirituale, situato da sempre dentro la differenza sessuale e perciò eccentrico, proprio a motivo della sua polarità sessuata. Il soggetto è sempre dato nella differenza e perciò l'atto del soggetto non è adeguato se non all'interno del riconoscimento di questa differenza originariamente iscritta nel proprio corpo vitale. Le non poche riflessioni contemporanee sul corpo, a partire dalle tesi del corpo carne, da Heidegger fino ad Henri, così come il loro approfondimento attraverso il tema dell'autoevidenza dell'eros, già colto da Schopenhauer e da Nietzsche, sono a ben vedere passi preliminari che conducono a parlare di autoevidenza del mistero nuziale. Vi è dunque un'autoevidenza dell'eros come amore nuziale che costituisce il cuore dell'esperienza elementare unica e comune a tutti gli uomini, al di là della chiara consapevolezza o meno che se ne possa avere. Si potrebbe fare una elaborazione analoga rispetto ai temi del lavoro e del riposo, mantenendo però la priorità dell'esperienza elementare dell'eros. Guadagnato l'accesso all'esperienza integrale ed elementare comune ad ogni uomo, possiamo aprirci al tema dell'esperienza religiosa, a cui ha fatto riferimento prima il professore, e dell'esperienza cristiana e al loro rapporto. Anzitutto si deve riconoscere che l'esperienza elementare trapassa spontaneamente in esperienza religiosa quando tocca il suo livello ultimativo. C'è molto da dire sul fondamento dell'esperienza religiosa. Balthasar ebbe ad affermare che la domanda filosofica, quando diventa domanda ultima, è per sua natura religiosa e teologica. Si può allora dire che il vertice dell'esperienza elementare consiste nell'esperienza religiosa. In questa stessa logica, il proprio dell'esperienza cristiana si manifesta quando l'esperienza elementare religiosa incontra per grazia Gesù Cristo. Contro ogni forma di dualismo, occorre riconoscere che l'esperienza cristiana consiste nell'indeducibile dono che Dio fa di sé all'uomo in Cristo, mentre gli rende possibile andare fino in fondo alla condizione drammatica della propria libertà. Così il novum cristiano fiorisce gratuitamente in continuità e discontinuità con l'esperienza elementare religiosa. Come afferma ancora Balthasar, l'evento di Cristo scioglie l'enigma antropologico dell'uomo, ma non ne predecide il dramma, anzi lo rende finalmente possibile. L'esperienza elementare religiosa non è superata né surrogata dall'esperienza cristiana, piuttosto trova in questa la sua verità in atto, ecco la base per il dialogo interreligioso. Legando così intimamente i diversi livelli dell'esperienza enunciati, siamo in grado di riportarci all'ambito della correlazione tra storia e verità, tra antropologia e teologia. Infatti, descrivendo a cerchi concentrici e non a gradi giustapposti i vari livelli dell'esperienza, ci è possibile coglierne il compimento nell'evento cristologico. Si vede così come l'antropologia teologica sia permessa dalla cristologia e tuttavia non sia riducibile ad essa. La correlazione di continuità e discontinuità tra antropologia e cristologia sul terreno della relazione tra storia e verità impedisce anche che antropologia e cristologia possano tra di loro ridursi
o dedursi, lasciano aperto lo spazio della determinazione storica della libertà dall'origine, dal proton, fino alla fine, fino all'escaton. Sono personalmente convinto, ma ovviamente la bontà di questa mia affermazione dovrà reggere a qualche vostro eventuale esame, che il profilo dell'antropologia teologica da me proposto si riveli capace di tener conto dell'elaborazione contenuta nei tre quaderni citati. Avevo preparato qui tre paginette per mostrarlo, ma ve le risparmio perché così siete più liberi di fare le critiche che volete fare a questa irruzione nel teologico di un vescovo, non è mica magistero questo. Ecco. E passo così alla terza parte, la funzione della teologia nel contesto della vita ecclesiale, proponendo rapsodicamente solo qualche suggerimento. Il primo è relativo all'orizzonte pastorale della teologia. Che cosa implica per una facoltà teologica, cioè per una comunità di docenti, di studenti e di personale addetto, il ripensamento radicale dell'antropologia teologica da voi proposto, così che questa antropologia della libertà, che è un'antropologia drammatica, venga veramente incontro all'uomo concreto, all'uomo in azione contemporaneo. Uno degli aspetti più evidenti consiste nel fatto che tale svolta urge in modo speciale il necessario orizzonte pastorale proprio di ogni ricerca e sapere teologico. Purché la parola pastorale venga trattenuta in tutta la sua densità teologica, evitando di ridurla ad un'applicazione pragmatica da aggiungere esteriormente alla ricerca teoretica della verità rivelata. A tal proposito mi ha sempre molto colpito, e sono molto lieto che questa pratica continui, e voglio elogiare il fatto che nella nostra diocesi una significativa tradizione chiede ai professori di teologia di recarsi dal venerdì sera alla domenica sera in modo stabile e regolare in qualità di collaboratori pastorali in una parrocchia assegnata dal vescovo. Penso che questo sia un tratto distintivo del cammino ambrosiano che deve essere rafforzato. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che anche un teologo di professione ha bisogno, come ogni fedele, di un rapporto diretto con il popolo di Dio. Per questo parteciperà in modo organico e normale alla vita di una precisa comunità cristiana. Da qui si evince che già di per sé la verità possiede un carattere di testimonianza e non c'è conoscenza della realtà che non abbia questo carattere, come del resto non c'è adeguato comunicarsi della verità senza testimonianza, come il bel collettivo da voi elaborato mostra. Credo che questo sia il senso adeguato dell'affermazione che il Concilio Vaticano II è stato un concilio essenzialmente pastorale. Ciò infatti non sminuisce in nulla la sua portata dottrinale, casomai la acuisce. Lungi dall'indebolire il rigore della ricerca teoretica, l'orizzonte pastorale della teologia le restituisce pienamente il suo carattere drammatico e testimoniale. Allora che ne è della testimonianza del teologo? Quanto detto domanda un impegno rigoroso e costante da parte della nostra facoltà e dell'Istituto ad approfondire in maniera compiuta la sua funzione nella vita della diocesi. Certamente ogni autentica esperienza ecclesiale possiede una dimensione teologica, dal momento che l'esperienza cristiana è sempre un frammento in cui brilla la presenza del Verbo incarnato. Quindi un maggior scambio tra la vita della diocesi e il lavoro della facoltà non comporta minimamente la perdita del rigore. Non si deve assolutamente cedere su questo punto. Al contrario, mostrare l'incidenza pastorale di un tale rigore metodologico consente alla ricerca, all'insegnamento e allo studio di contribuire efficacemente alla vita dell'intera diocesi. Sono convinto, infatti, che quanto è stato approfondito in questi anni dalla facoltà meriti di essere maggiormente conosciuto e recepito da tutta la nostra realtà ecclesiale, a partire dal presbiterio. Questo probabilmente esige
da parte vostra ancora maggior passione per comunicare e farsi comprendere dagli interlocutori. Questo però è assolutamente un pilastro fondamentale del cammino pastorale che siamo chiamati a fare, su cui col quale io intendo compromettermi. C'è qualcuno che vuol fare l'applauso? No, ma va bene. Attenzione. Il linguaggio talvolta non può non essere aspro se vuole pensare fino in fondo. Il problema è assumersi la fatica realmente di promuovere e di comunicare, ripeto, soprattutto al presbiterio, perché mi pare che, per quanto lo conosco, il bagaglio accumulato e vitale in tutti questi anni sia ancora assai poco valorizzato ed assimilato. Quindi è uno stimolo che l'arcivescovo che vi dà a camminare in questa direzione. A questo intrinseco nesso tra ricerca teologica e azione pastorale richiama del resto la stessa storia della teologia. È fin troppo ovvio citare qui il celeberrimo saggio di Balthasar su teologia e santità, che ha sottolineato con forza come soprattutto nel primo millennio i grandi santi furono al contempo grandi dottori e grandi pastori. Pastores e doctores convergono come personalità totali in un'unica figura di santità. Agostino o Ambrogio in Occidente, Crisostomo o Basilio in Oriente ci ricordano come la cura pastorale abbia arricchito la riflessione teologica e come la speculazione abbia reso più incidente, attenta, ferma e coraggiosa l'azione pastorale. Quindi il recupero di questa unità passa attraverso la piena assunzione del carattere drammatico della libertà di ciascuno di noi, attraverso la quale la testimonianza dell'evento salvifico di Gesù Cristo si mostra pienamente persuasiva anche all'uomo di oggi. Questi, forse più di quello di ieri, sente vibrare nel proprio cuore, per quanto in modo confuso e talora contraddittorio, quell'inquietudine di agostiniana memoria che trova riposo, noi nonostante la nostra fragilità e anche il nostro peccato, lo percepiamo bene, un'inquietudine viva, sempre viva, che trova riposo solo nel Verbo fatto carne. Grazie.